One Piece capitolo 1101. Possiamo subito partire dicendo, o potremmo subito partire dicendo, analisi presa, Kuma già sapeva, ne ha avuto la conferma lì a Fuscia del discorso Luffy, Gomu Gomu e quindi Nika, perché già conosceva le proprietà fisiche di Nika, quindi la gomma, ed ecco il perché del suo agire in futuro, addirittura da Thriller Bark, ma soprattutto alle isole Sabaudi. Possiamo già dire analisi presa sul discorso che Ivankov non era l'unico a non sapere di Luffy, del discorso del figlio di Dragon, no? E anche Kuma non sapeva, ma l'ha soltanto intuito. Quindi, qual era il ragionamento fatto? Che Dragon ovviamente non diceva nulla a nessuno per non mettere in pericolo suo figlio e se stesso, ovviamente. Poi ci sono tutti dei discorsi che sono piccole analisi prese, però ci piacciono. Il concetto è questo. Queste analisi qua, queste cose che sono successe nel capitolo, ci piacciono. Personalmente no, e personalmente non ci siamo proprio. Secondo me proprio non ci siamo. Più che altro dobbiamo, secondo me, scindere le due parti. L'analisi proprio specifica di quello che è successo nel capitolo, come si è arrivati a certe scelte e se erano state fatte ovviamente prima delle previsioni. Sì, tu puoi anche prenderle, però poi c'è anche il lato della qualità di quella previsione, com'è che arriva? Com'è che arriva il discorso Fuscia? Deve arrivare in un certo modo se vuoi entusiasmare il pubblico. Come è arrivato adesso è davvero sotto la banalità, perché non è neanche il discorso di semplicità, qua andiamo proprio sotto. Perché poi quando alcuni utenti ti dicono voi della community cercate sempre la soluzione più folle, ma poi Oda va sulla cosa più banale, hanno anche ragione, ma il problema è che andiamo sotto la banalità. Cioè va a essere concreto, ma va sotto la banalità. Io adesso voglio entrare nello specifico sul capitolo, però sappiate che dai prossimi che usciranno cambieranno un po' le modalità di video e di live. Penso di iniziare anche a leggere, a parlare degli spoiler, anticipare le live, anticipare i video e i discorsi e rimanete a fine video e vi spiegherò tutto perché la situazione è un po' particolare e molto molto penalizzante per alcune, pa cioè per alcune pagine come la mia ad esempio. Partiamo dalla cover. Secondo me la cover, che è quella la color con Vegapunk e i vari satelliti e anche il Vegaforce One dietro, è molto interessante. Entriamo proprio in una fase allusiva, no? Quindi sono solo davvero allusioni totali. Però avete notato che Shaka e York sono belli lì con i loro faccioni di lato più grossi, mentre gli altri sono più piccolini e dietro, vabbè, c'è il Vegaforce One che proprio fisicamente è già grosso. Potrebbe essere una volontà di Oda di enfatizzare i due satelliti, quindi York e Shaka. Potrebbe essere comunque secondo me una soluzione molto carina che va a riprendere il discorso della specificità della creazione stessa dei due personaggi, no? Però secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante il volerli inserire in questa forma, ecco. Come dicevamo prima, ovviamente abbiamo capito perché Kuma è arrivato a Fuscia, perché aveva parlato con Dragon nel flashback praticamente, dove erano lì vicino Goa e lui diceva: ma tu quando vieni a Goa vedo che tu conosci il posto, poi sparisci anche ogni tanto, c'è un ragazzino, che cos'è che fai lì, che cosa ci stai nascondendo? E Dragon lo zittisce subito dicendo: ammazzami piuttosto, ma io di questa cosa non ne voglio parlare, però allo stesso tempo gli sta dicendo: ho un figlio, perché gli dice: i figli sono la debolezza, la nostra debolezza, la debolezza più grande, cioè glielo ha detto praticamente. Stai zitto perché io dovrei parlare di mio figlio, ma tu, Dragon, gli stai dicendo che hai un figlio? Cioè, no. È vero che nel mondo di One Piece molti sembrano stupidi, molti sembrano non fare uno più uno. Kuma probabilmente è intelligente e uno più uno l'ha fatto, ovviamente. Poi attenzione, attenzione, il manga non ci sta dicendo con certezza che Kuma va lì solo perché voleva vedere chi era il figlio di Dragon. Non è soltanto quello che ci dice il manga, ci dice che sa e aveva intuito, però non è detto che gli sia arrivata una voce di lato, no? Un'altra voce e quindi ha detto: cavolo, figlio di Drago, me lo tiene nascosto, Goa, ho saputo che a Fuscia o comunque nel regno di Goa c'è qualcuno
c'è qualcuno di importante, magari legato addirittura a Nika, ha preso davvero le due cose, le ha unite e fa andiamo, andiamo a vedere. Però la cosa che comunque è interessante dell'analisi più semplice che comunque si poteva fare è che lui una volta che vede Luffy capisce che comunque è Nika, ma da cosa lo capisce? Lui sapeva già come era fatto Nika, bene o male nella forma, no? Quindi nella sostanza, addirittura nella gomma. E vede un Luffy così, vede che non esiste un frutto. Che cioè, perché poi c'è anche un discorso del frutto, fa collegamenti sull'esistenza del frutto Gomu Gomu. Lui magari sa che quel frutto in verità non esiste, che dovrebbe avere un altro nome, ed ecco che subentra la fase di aiuto e del piano stesso dello stesso Kuma. Poi ripeto, raccontato così come a me il piano non piace, cioè il discorso non piace, non piace la motivazione. Io avrei preferito qualcosa di un po' più clamoroso, un bel plot twist, un bel dialogo con un ex Roger che gli dica: guarda, lì c'è, ragazzo, lì c'è quello che stai cercando. Allora lui collega quel flashback e però Oda ce lo doveva dire, adesso ce lo sta ancora tenendo nascosto, lo sta più o meno negando, speriamo che in realtà questa negazione diventi un plot twist futuro. Sto un po' avendo paura che Oda abbia proprio paura di dirci le cose perché poi noi facciamo i collegamenti, ha paura di rovinarsi il finale. Però c'è anche il rischio che ci dica tutto sul finale e diventa un mappazzone di cose che ho un po' paura. Ovviamente anche la parte di Dragon sul perché non dica del figlio, come ci siamo detti all'inizio del video, era la soluzione più semplice in realtà. Non è che Ivankov era un parla-parla che parlava con tutti, un chiacchierone. Allora lui non gliel'ha detto, ma gliel'ha raccontato a Kuma. Diciamo che Dragon stupido non è, e giustamente ha capito che Kuma aveva capito, e gli dice: stai zitto, non parlarne con nessuno, fatti gli affaracci tuoi. Ma ci sta che tu sei all'interno dei rivoluzionari, sei il capo dei rivoluzionari e non vuoi mettere in pericolo tuo figlio, ma neanche il piano stesso, perché tu più cose dici della tua persona, più chi potrebbe essere catturato magari non riesce a essere fedele al 100% per via delle torture e delle minacce, e giustamente rivela certi segreti, ma è correttissima questa cosa. Quello che non riesco a capire in realtà sono anche delle tempistiche. Perché? Attenzione a questo. Perché poi finché non ne parli a voce durante le live, certi collegamenti non li fai, ma potevamo già arrivarci ai capitoli precedenti in realtà. Perché? Noi sappiamo che Kuma, la sua operazione fino alla perdita della coscienza durava 2 anni. Invece Bonnie era 6 mesi più un anno di convalescenza, giusto? Quindi se tu Kuma questa cosa la sai, pensateci bene, aspetti 1 anno e mezzo, non sei ancora privo di coscienza e quindi vai a liberarla, giusto? Cioè io fossi in Kuma sinceramente lo farei. Una volta che l'ho liberata, lei è guarita, io sono addirittura diventato più forte perché dentro di me ho anche le parti meccaniche che mi rendono un'arma più potente, ho ancora il frutto, allora magari vado con i rivoluzionari e cerco di proteggere mia figlia e comunque viaggiare con lei. O addirittura vado alla ricerca di Nika insieme a mia figlia, perché no? E perché non l'hai fatto, Kuma? Questa comunque non è una cosa da poco, anzi, perché poi, tra l'altro, noi scopriamo che Bonnie scappa, giusto? E quando scappa, comunque Kuma ancora ce l'ha la coscienza e lei acquisisce una taglia. Com'è che Kuma questa cosa non l'ha scoperta? O comunque se l'ha scoperta, perché non ha cercato di salvarla e di trovarla prima? È molto particolare questa cosa. Certo, ci potrebbero essere state delle tempistiche, poi magari scopriamo che Kuma è andato, scopre che Bonnie è fuggita, non la trova e la trova prima il governo. Ci può stare? Attenzione, ci può stare tantissimo, però attenzione, a me queste cosine ancora non quadrano. E volevo anche fare un passo indietro, andare alle Sabaudi, perché voi direte: ma sembrerà ormai tutto normale, no? E quello è figlio di Dragon, lo vuole salvare e addirittura lo spedisce insieme alla ciurma in giro, glielo dice a Riley: guarda che sono rivoluzionario, e gioco fatto. No, no, e vi spiego il perché no. Perché tu, Kuma, comunque in quel momento storico lì, avevi ancora un briciolo di coscienza, eri proprio arrivato al limite temporale per poi fartela togliere, ti fai beccare da Marina, dalla Marina, letteralmente da un ammiraglio, ti fai beccare e quindi vieni punito per quel gesto che hai fatto, ma facendo così metti anche a rischio la vita stessa di Bonnie, che in quel momento non era
sotto protezione di qualche tuo amico, era in balia del governo, dei mari, di qualsiasi situazione, anzi, era proprio in balia del tutto, ok? E quindi tu cosa fai? Solo perché è figlio di Dragon? Sei un matto, sei un matto, se all'ultimo minuto rovini tutto, rischi di rovinare tutto il piano. E quindi non è che dici avevi incontrato Bonnie, sapevi che era libera e allora tutto a posto, l'hai affidata a qualcuno. No, era lì, nel limbo. E quindi deve esserci qualcosa in più, e sicuramente la motivazione è Nika, ma poi con Riley ci deve essere stata una specie di fiducia reciproca. Partiamo dal presupposto, perché Kuma si doveva in quel momento lì fidare di Riley? Che cosa sapeva di Riley? Che cosa sapeva degli ex Roger? Perché in quel momento addirittura gli dice sono un rivoluzionario, poi gli dice qualcosa e Riley giustamente dall'altro lato perché si dovrebbe fidare di Kuma? Perché dovrebbe fidarsi di un rivoluzionario che è un flottaro che lavora per il governo? Perché dovrebbe farlo? Che cosa si sono detti? Ci deve essere un collegamento in più, che comunque questo collegamento non può essere fatto a casissimo, non puoi avergli detto so che Nika, neanche in quel momento mi sarei fidato, neanche se Kuma avesse detto so che lui è Nika, non mi sarei comunque fidato fossi Riley, ma neanche io Kuma mi fiderei di Riley dicendogli quello è Nika, metti che lo metto in pericolo, io non so nulla di che cos'è il One Piece, che cosa hanno scoperto all'Laugh Tale, tutta questa grande fiducia reciproca, da dove arriva? Penso e spero che arrivi da un qualcosa che ancora noi non abbiamo visto e che Kuma ha scoperto e che gli ex Roger stanno facendo. Allora lì sì che questa cosa li collegherebbe davvero. E passiamo direttamente all'ultima parte del capitolo, molto divertente, Connie, tutto il concetto, ok, i tre barbagalli, io li chiamo così, Poteto, Ghio Ghio e l'altro, non so, mi fanno scassare, la fuga di Bonnie. Ma qua dobbiamo parlare del potere del frutto di Bonnie. Non lo so, ragazzi, non lo so. È complicatissimo, è davvero complicatissimo. Perché se non ci avesse mai detto del nome vero del frutto, ok, ci sta. Ma l'hai chiamato Eta Eta, il Toshi Toshi. E comunque deve avere quel legame con l'età. Ci sono davvero, ma durante la live stessa ci sono state davvero tantissime opzioni. Però comunque le parla di futuro distorto, futuro alternativo. E quindi qua Oda, e già lo stava facendo prima anche nell'SBS, ma anche a The Gad l'ha iniziato a dire questa cosa, sempre ovviamente collegata a Bonnie. Cioè c'è un futuro alternativo. Cioè sta iniziando a giocare con il discorso del tempo. E attenzione che è pericolosissima questa cosa. Già l'hai fatto col frutto di Toki, hai giocato col discorso di andare avanti. Te la sei cavata da Dio perché hai fatto tutto perfettamente, ma poi giustamente hai dovuto inventarti il frutto di Shinobu per portare adulto Momonosuke. Scelta che a me personalmente non mi è mai piaciuta, eh. Ve lo dico, non so se l'avete mai saputa questa cosa, ma a me scelta che non è mai piaciuta rendere adulto Momonosuke. Avrei preferito tutta la vita Iori come Shogun e Denjiro come suo braccio destro, però queste sono scelte mie, narrative che mi sarebbero piaciute di più. Però comunque già te la sei cavata. Adesso mi stai giocando su un futuro alternativo, distorto, su un fattore che proprio il corpo di Bonnie non può. Non è che dici divento giovane, divento vecchia. No, stai proprio modificando la tua realtà, la tua esistenza. Cioè lei nella sua testa desidera, come diceva anche Vegapunk, che i frutti nascono dal desiderio dell'uomo, desidera un futuro in cui lei sia Nika, e nella sua testa Nika è fatto di gomma, quindi pompa il braccio e tira il pugnone ad Alpha. Ok, però è pur sempre un discorso di giocare con un certo futuro, andando a modificare completamente la realtà. E quella cosa sappiamo che la può fare solo Nika, e comunque l'abbiamo già parlato, si chiama la Toon Force, quindi non è che gioca con i futuri alternativi, Luffy gioca con proprio la realtà in cui si trova, la modifica. Però allora il frutto di Bonnie è uguale a quello di Luffy? In un certo senso si assomigliano? O domani mattina Bonnie dice un futuro in cui divento Kaido e Bon diventa un drago. Divento un cazzo di drago. Cioè, capite che è un po' strana, perché se lo fa lei lo può fare anche, che ne so, Kiemon che dice un futuro in cui sono Akainu e poi diventa tutto di magma. Cioè,
Capite che poi diventa un po' problematica sta roba? Perché allora non si chiama Toshi Toshi, lo devi chiamare Tempo Tempo. Allora, un frutto che modifica addirittura le linee temporali. Però capite che stiamo entrando in un rischio pestata di merdone gigantesca. Cioè, davvero, mi immagino Oda vestito da Rale che va a toccare la cacchina e fa: non lo so, ci gioco o non ci gioco? Ci sta un po' giocando. Poi sarebbe figo, sarebbe davvero figo giocare se lo riesci a fare bene con questo discorso dei futuri alternativi. E a me piacerebbe davvero tanto perché vorrei vedere un discorso di Roger che rideva e in verità il periodo era lo stesso. Uno dei video che mi andò meglio parlava di questa cosa, tra l'altro, e dicevo che appunto sarebbe figo che Luffy è letteralmente il Joy Boy e Luffy non sono mai state due entità diverse. Perché si gioca con questi futuri qua? La saprà gestire Oda? Non lo so. Per chi è rimasto, adesso vi spiego un pochettino la situazione. Io d'ora in poi parlerò anche, adesso ci penso, c'è una settimana di pausa, ma sono molto propenso a farlo, anche degli spoiler. Ma perché vi dico questo? Perché l'entusiasmo che c'è in One Piece in questo momento è così crollato a picco, perché sta crollando a picco chi non lo vuole vedere, o è perché i santi in paradiso che gli tengono alte l'asticella e le views e le cose, ma in generale chi vuole percepirla e vederla la cosa la vede, perché qual è la mia attività? Io il martedì e il mercoledì non posso più fare live, non le posso più fare, perché? Perché sono a rischio spoiler. Ok, magari vado ospite da un'altra parte, ma lì è poi responsabilità di quel canale non far sì che non ci siano degli spoiler. Allora io poi lì me la prenderei con le persone che mi invitano, no? Ok? Ma se io nei miei canali ho bisogno di andare, che ne so, su TikTok, perché comunque è una piattaforma su cui sono molto forte e letteralmente ho portato One Piece io su quella piattaforma, quindi direi che non mi piace abbandonarla, faccio le live, purtroppo c'è gente che non sa chi sono e giustamente mi dice: oh, l'hai letto il capitolo, hai visto quello che è successo. E io poi mi becco lo spoiler, poi arrivo il giovedì sera a fare la lettura, mi trovo con la metà delle persone, perché ormai hanno già visto due live lettura, hanno già visto 30 video spoiler, hanno già visto quasi qualcuno che ha tirato fuori il video analisi del capitolo stesso, e io mi ritrovo danneggiato due volte, perché non posso fare live, quindi non posso incrementare i miei profili, perché mi devo nascondere dagli spoiler, poi arrivo, che già apparentemente si sono tutti spoilerati, e la reaction viene meno. Poi dopo la reaction io sto girando adesso il video che è di venerdì, io lo giro sempre di venerdì per poi pubblicarlo il sabato, capite che ormai è tardi e a sto punto cerco di fare le cose che convengono a me e non più quelle per la community, perché poi diciamocela tutta, io ho 16.000 follower qua e se faccio un video del capitolo One Piece gradirei perlomeno che le visualizzazioni arrivino a 5-6 mila, non dico 16.000, almeno a 5-6 mila, ma non ci arrivano. Perché? Allora io perché dovrei supportare togliendomi del cibo, chiamiamolo così, la community? È un dare avere, eh? È un dare avere. E io dicendo queste cose potrei anche tirarmi la zappa sui piedi, ma non me ne frega nulla, perché poi io devo guardare il mio, io devo guardare il mio. Perché poi succede anche a volte, e l'ho detto anche in live, che pubblico il video e 5 minuti dopo nel mio canale viene condiviso il video di un altro. E che cazzo, scusate. Supportate prima me se siete nei miei canali e poi andate dagli altri. Questo è il ragionamento. Ho una settimana per pensarci. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo comunque nei prossimi video. E oh, se adesso è sabato e state guardando il video, c'è la maratona. Venite alla maratona di che cos'è il One Piece. Quella mi piace, quella è programmata da una vita e quindi siateci.